Si è concluso da appena qualche giorno l'iter della fusione delle tre aziende di trasporto abruzzesi, ARPA Sangritana GTM, e la sezione ferro della Sangritana, come annunciato, resterà a Lanciano. Abbiamo incontrato il presidente Pasquale Di Nardo in fiera ad abitare oggi nell'ampio spazio riservato all'azienda frentana. Nessun commento sulla riforma. Il presidente si è soffermato su un progetto che gli sta a cuore, la tramvia, e che ritiene una positiva opportunità. Potrebbe infatti rappresentare una struttura capace di creare una nuova attrattività per il centro di Lanciano. Abbiamo tentato oggi di dimostrare come potrebbe evolvere l'urbanistica in città, qui a Lanciano, attraverso un nuovo mezzo di trasporto e quindi una mobilità sostenibile all'interno di una città che ospita una struttura antica, storica, come la Ferrovia Adriatico-Sangritana, con la sua stazione che potrebbe trasformarsi in una tranvia e quindi sostanzialmente come all'interno con una nuova mobilità a trattore il centro della nostra città, con questa tranvia possa anche non solo modificare e mutare il sistema del trasporto pubblico locale, ma anche ridisegnare e quindi vivere in modo completamente diverso l'area storica della stazione. E quindi sostanzialmente ridisegnare, quindi dicevamo, l'urbanistica della nostra città. Un tema dibattutissimo in queste ore e credo che stia considerando anche la presenza in questo stand di molti curiosi e in qualche misura dare uno spaccato della nostra storia, perché c'è anche qualcosa che parla del nostro secolo di vita, i nostri progetti che sono legati anche al futuro di questo territorio, all'offerta di servizi che questa storica azienda continua ad offrire anche all'interno non solo del trasporto pubblico, ma anche dei servizi del trasporto ferroviario merci per la nostra Val di Sangro, e con sistemi completamente nuovi di trasporto e di intermodalità.